montata e studiata per giocare più o meno in questa maniera qui. Detto questo, io mi fermo, ma non per viltà, ma sono convinto che il nostro allenatore sia una persona intelligente, sappia lui, come sappiamo noi, la chance che si sta giocando, quindi credo, dubito fortemente che lui non abbia le idee per o cambiare qualcosa o per avere in testa qualche cambiamento di giocatori o di non so che cosa. Sinceramente io non me l'ha mai chiesto e non penso che lo chiederà mai nessuno, ma perché credo che giustamente la sua autonomia debba essere, oltre che rispettata, lui debba gestirla gelosamente, come ha sempre fatto. Io volevo farti una domanda che va sul filone di quella che ha fatto quello che fa con me. Ma ecco, come te serve, lui parla con voi di queste cose, di questa necessità di intervenire in qualche maniera per tenere magari corpo d'uomo, qualche volta, qualche modo di giocare, o non ne avete mai parlato? Io siete stati un'ora e mezza alla squadra di calcio. Io credo che la squadra di calcio vada bene quando è una sana dittatura, quindi non credo che l'allenatore debba condividere con tutti insieme una gestione tattica o tecnica. Credo che l'ha già fatto, lui si confronti con sicuramente con lo staff, ma anche con qualche giocatore, con quelli che ritiene più opportuno farlo, magari con più esperienza, per avere delle indicazioni, ma poi sono sicuro che lui decida solo e unicamente con la sua testa. No, ma io su questo... No, però la domanda era se si è confrontato in maniera tattica, tecnica? No, la risposta è no. Nel senso che tu adesso stai dicendo, hai fatto un'analisi, intanto che io condivido pienamente sul discorso mentale, perché è proprio quello del discorso della responsabilità, che forse senza venire, insomma, alcuni giocatori non erano pronti a sopportare un certo tipo di pressione, no? Insomma, per voi l'obiettivo era la salvezza, e poi a un certo punto vi siete scoperti che, insomma, l'obiettivo era diverso. Dico, condivido tutto. Sì. Quello che volevo solo capire, ma te lo dico anche molto francamente, l'impressione nostra è che, per esempio, che il tecnico sia un po' ancorato a certi giocatori e a un certo tipo di gioco. Ora, quello che tu dici sulla necessità di adattarsi nel finale del campionato di giocare in maniera diversa rispetto a quello è sacrosanto. Quello che volevo chiederti è questo: secondo te, poi lo chiederemo anche a Serra, l'allenatore è più propenso a introdurre qualche cambiamento, qualche variante tattica, magari anche a far ruotare, a utilizzare un po' di più la rosa di giocatori che dispone, oppure no? Non entro nel merito di dire che i giocatori debbano imporre, per l'amor di Dio. Voglio solo capire se tu hai notato, se un attento osservatore, se anche uno dei più esperti, se hai notato da parte dell'allenatore una disponibilità magari a rivedere certe cose. Questo volevo capire. Secondo me variante tattica no, e giustamente, perché cambiare per cambiare lascia sempre un po' il tempo che trova. Per quanto riguarda la rosa dei giocatori, comunque nelle ultime partite, per dire, variata anche la coppia d'attacco, qualche giocatore è cambiato per infortunio, qualche giocatore cambierà per squalifica. Ripeto, credo che però non si debba fare confusione, qua le cose sono sempre funzionate bene perché ognuno ha fatto il suo. Quindi credo che ripeto, non voglio portarti non perché non mi ci porti, Renato, veramente, ma non è per un discorso di viltà, però io posso avere la mia idea, Riad può avere la sua, Strucchelli può avere la sua, però l'azienda funziona quando in questo caso è il capo che decide, quindi io credo che lui la zappa sui piedi non se la dia da solo, credo che abbia in mente determinate cose, dopodiché a 48 ore di fare la stessa domanda magari lui giustamente è soggetto preposto a essere più esauriente in questo senso. Sinceramente credo che in questo momento l'allenatore sia sufficientemente lucido per poter fare
le sue scelte, soprattutto in funzione del fatto che questa è una società che non mette pressioni in nessun modo per un giocatore o per un altro.